Professor Jacopo Vecchiette, direttore delle malattie infettive dell'ospedale di Chieti. Professore, qual è la situazione della sua unità operativa in questo momento? Ma noi abbiamo durante il periodo estivo ricoverato in maniera continua pazienti Covid positivi, ovviamente con dei numeri molto molto bassi nel mese di luglio e agosto. Attualmente abbiamo visto che c'è un incremento dei ricoveri in malattie infettive, non siamo ancora a saturazione, questa è un'ottima notizia. E in più le devo dire che sono tutti soggetti non vaccinati. E quindi a questo proposito sarà opportuno rivolgerci alle persone che ancora, agli indecisi, a quelli che hanno rinviato la vaccinazione. Sarà il caso quindi di ricordare una volta di più quanto sia importante perché qual è la differenza che lei vede nei suoi pazienti. Ma guardi, intanto noi sappiamo che in tutte le malattie infettive la soluzione al problema pandemico è la vaccinazione, quindi questa esperienza che ci viene dal passato la possiamo ripercorrere ai giorni nostri. Laddove vengono effettuate le vaccinazioni, noi vediamo una netta differenza dell'impatto della pandemia, perché i pazienti non hanno quelle gravi insufficienze respiratorie che hanno portato alla saturazione degli ospedali nella fase iniziale di questa pandemia. Quindi è un investimento sulla salute del singolo perché evita di ammalarsi gravemente, ma è un investimento rispetto alla collettività perché anche lui eviterà di contagiare un numero di persone, soprattutto quelli che possono essere nel nucleo familiare. E soprattutto in questa maniera si permetterà agli ospedali di continuare nella loro attività ordinaria e soprattutto quindi di rivolgere la propria attenzione ad altri malati, ad altre patologie. Beh, questo è fondamentale anche perché parlando con altri colleghi di altre discipline, effettivamente il peso di questo anno in cui abbiamo vissuto in sospensione lo stanno vedendo e quindi stanno arrivando molti pazienti che arrivano con un ritardo alla diagnosi perché non hanno avuto la possibilità di accedere all'ospedale come avrebbero dovuto in una situazione di normalità, ma soprattutto perché la saturazione degli ospedali è uno di quei parametri che porta al cambiamento dei colori delle regioni, cioè si passa da situazioni in cui c'è una libera circolazione a situazioni più estreme in cui poi rischiamo di tornare con le chiusure di un anno fa.